Possiamo proseguire con la trasmissione. Abbiamo Antonio Mazzei, direttore generale del Sambiase. Ben trovato Antonio, buonasera. Buonasera Antonio, buonasera Vincenzo. Io con il... Ciao. Allora, 3-0 in casa dello Stilo Monasterace dopo insomma, la matematica, il matematico salto in Serie D, ora chiaramente si punta a fissare dei record, a stabilire insomma, nuovi record da iscrivere negli annali del calcio calabrese. Uno di questi potrebbe essere insomma chiudere la stagione da insomma migliore difesa di questa stagione, proprio in tutta Italia poi tra l'altro. Sì, abbiamo seguito fino a poco fa la partita della Cerrana che ha vinto col Pompei 2-1, è stata praticamente in Serie D, però con quello che hanno preso adesso siamo rimasti soli a 8 gol subiti, diciamo in questo momento siamo tra la Serie A d'eccellenza, la difesa meno battuta in Italia. E 1090 minuti, 1090 minuti senza subire gol. Sì, 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 stiamo cercando di trovare sempre per chiudere il campionato stimoli in tutti questi obiettivi, sia individuali che collettivi, perché ho sentito poco fa l'intervista di Mister Chiago. Anche noi credo che sia la squadra che lo staff che chiunque ha lavorato in questo Sambiase è arrivato a questo fine del percorso un pochino con le energie in riserva, quindi devi rischiare il fondo per trovare l'energia per chiudere meglio e trovare degli obiettivi, darci degli obiettivi ti aiuta e ti stimola a fare sempre il massimo. Voi avete anche questa Supercoppa che dovrete giocare con squadre come Rossanese e Ardore che hanno vinto i rispettivi gironi di promozione. Ecco, sarà anche quello un bel appuntamento a cui vi dovrete preparare, che si giocherà sempre al Renda di Lamezia come consuetudine, ecco, si gioca sul campo della vincitrice del campionato di eccellenza. Sarà un altro bel appuntamento, ecco, perché sono due piazze che addirittura salgono in eccellenza. La Rossanese anche è piazza storica, no? Seguita da un pubblico importante. Sarà bello vedere queste due tifoserie anche, ma immagino che anche da Ardore si sposterà un bel gruppo, ecco, a sostegno della squadra. Sì, sarà un appuntamento che noi sinceramente teniamo a portare a compimento, perché comunque sarebbe la chiusura della stagione, di una stagione importante, un trofeo in bacheca, un altro obiettivo per la società per gratificare quelli che sono gli sforzi, i sacrifici enormi della proprietà, quindi sicuramente in particolare quella settimana sarà una settimana in cui forzeremo cercando di preparare al massimo questo appuntamento, perché dovrebbe essere il giorno 5 in casa da noi a Zomirenda come di consueto per le squadre di eccellenza, e faremo di tutto per chiudere al meglio. Già la domenica il primo obiettivo è chiudere con 19 su 19 in casa tra campionato e coppa, cercare di mantenere ancora una volta la porta in battuta, e poi comunque da quest'anno c'è da tenere in considerazione anche un'altra cosa: i calciatori tesserati tutti hanno la possibilità di inserire nei contratti, negli accordi, i premi individuali, quindi ognuno di loro che si trova quasi a raggiungimento magari dei bonus ad eventi e altro cercherà di dare il massimo per chiudere sia gli obiettivi individuali che collettivi. Noi abbiamo lavorato tanto in questo senso con le prefettive, con i ragazzi, quindi è giusto che abbiano la possibilità di giocare fino alla fine per raggiungerli. Vincenzo? No, questi obiettivi individuali significa chi ha fatto più gol, chiaramente, o no? Allora, guarda, noi nelle fasi di trattativa, Vincenzo, abbiamo... E le presenze? Con il reparto difensivo, sui clean sheet, con curi quasi tutti i calciatori. Nel tra centrocampista e attaccanti, invece, i bonus sono quelli ad eventi, quindi gol, assist o rigori procurati. A step di 5, 10, 15 e 20. E poi qualcuno... Antonio, tu sei sprecato in questo giro, in questo campionato. No, ma è un modo per stimolare, no? Perché lo so, sono importanti per cercare di tenere sempre sul pezzo tutti, le presenze, il raggiungimento
di vari step di presenza, a 12, a 24, a 30, perché in fase di trattativa da quest'anno c'è questa opportunità e noi abbiamo trattato con i tesserati in modo da farli arrivare a quello che era il compenso che si era pattuito con degli step con raggiungimenti previsti individuali e collettivi. Ecco perché Colucitti è capocannoniere, un centrocampista. No, se qualche volta hai visto scene del tipo Trentinella oggi batte calcio lungo, mi fa segno al gol di Frastonde, segna è perché ci tengono perché comunque sono, è pure un modo per gratificarli, no? Certo. Sta sul pezzo fino alla fine, un modo per stare sul pezzo tutti fino alla fine. Antonio, per salutarci, qualche notizia, ecco, se ci sono state evoluzioni su quella che è la struttura, no? Sappiamo che saranno fatti dei lavori, cioè ci sono novità, si inizierà subito a fine stagione? Allora, abbiamo avuto delle interlocuzioni come società in modo, diciamo, ufficioso con chi si è occupato della struttura della progettazione. Questa settimana è stata consegnata la progettazione definitiva all'ufficio tecnico del comune, che poi dovrà diventare esecutiva. I lavori interesseranno la realizzazione della tribuna, dovranno essere previsti circa 860 posti ulteriori a quelli della capienza che ad oggi prevede il Generenda, quindi la tribuna attuale resterà come partenza. Si sopraeleverà una tribuna ulteriore che verrà coperta con l'attuale copertura che si è in uso, quindi la capienza arriverà più o meno tra tutti i settori intorno ai 2500 posti. Poi speriamo che l'amministrazione, gli enti preposti riescano a captare qualche altro finanziamento, perché questi sono fondi PNRR, per provvedere anche a effettuare i lavori sull'illuminazione e su altre situazioni contingenti. Noi abbiamo in previsione di gestire la struttura per più anni, la società non si tirerà dietro se deve fare delle migliorie come ha fatto anche quest'anno sulla struttura, perché crediamo che il Don Diretta ad oggi sia un gioiello per come certo. Manutenzato, per il decoro, poi ci sono gli ospiti tante volte. E per gli spazi, direi, Antonio, molti spazi, ecco. Per gli spazi, bravo, hai detto bene. Quindi poi cercheremo di sfruttare al meglio questa opportunità, anche perché diamo spazio a 12 associazioni di usufruirne, 12 o 14 associazioni di usufruirne, tra calcio, scuole calcio, prima categoria, amatori, atletica, associazione italiana arbitri, al giorno di venda trovano spazio, un posto davvero tutti, diciamo, abbiamo il piacere di accoglierli nel migliore dei modi, mettendo a disposizione la struttura all'avanguardia dove possono trovare tutti i comfort. Bene così, Antonio. Bene. Grazie per l'intervento. Grazie a voi e buon proseguimento.